Il mio papà mi costringeva a battere ogni sera. Che pena strana nella nebbia aspettare i miei clienti. Ogni cespuglio o sasso stava solo, davanti alla mia voglia di fuggire. D'estate a Via Lareda mi faceva compagnia un lampione, il mio povero astro miserabile. D'inverno il vento mi girava intorno e mi lasciava le foglie secche sui capelli. Mi feci un taglio al piede per andare in ospedale. Finalmente in ospedale. La prima notte di corsia mi svegliai e vidi una suora china su di me. Le presi la mano e le dissi: «Suora, Cristo è vero? Su, su, adesso dormo. Come faccio a dormire se questa notte è così diversa dalle altre? E se Cristo è per tutti noi, io mi faccio schifo a vivere così». Commento. La conversione, che è un cambio di stato di coscienza, arriva quando i codici del convertito raggiungono frequenze straordinarie. Le guide spiegano che l'individuo che noi chiamiamo San Francesco ha raggiunto la cosiddetta conversione dopo che i suoi codici hanno subito un terremoto vibratorio. Si sono cioè assestati su frequenze di molto maggiori rispetto alle precedenti. Naturalmente la conversione non è giunta a caso, perché nelle passate incarnazioni l'individuo che noi conosciamo come San Francesco aveva preparato nella sua coscienza il capovolgimento evolutivo che adesso la storia conosce come conversione di Francesco. Il mio papà mi costringeva a battere ogni sera. Che pena strana nella nebbia aspettare i miei clienti. Ogni cespuglio o sasso stava solo, davanti alla mia voglia di fuggire. D'estate a Via Lareda mi faceva compagnia un lampione, il mio povero astro miserabile. D'inverno il vento mi girava intorno e mi lasciava le foglie secche sui capelli. Mi feci un taglio al piede per andare in ospedale. Finalmente in ospedale. La prima notte di corsia mi svegliai e vidi una suora china su di me. Le presi la mano e le dissi: «Suora, Cristo è vero? Su, su, adesso dormo. Come faccio a dormire se questa notte è così diversa dalle altre? E se Cristo è per tutti noi, io mi faccio schifo a vivere così». Commento. La conversione, che è un cambio di stato di coscienza, arriva quando i codici del convertito raggiungono frequenze straordinarie. Le guide spiegano che l'individuo che noi chiamiamo San Francesco ha raggiunto la cosiddetta conversione dopo che i suoi codici hanno subito un terremoto vibratorio. Si sono cioè assestati su frequenze di molto maggiori rispetto alle precedenti. Naturalmente la conversione non è giunta a caso, perché nelle passate incarnazioni l'individuo che noi conosciamo come San Francesco aveva preparato nella sua coscienza il capovolgimento evolutivo che adesso la storia conosce come conversione di Francesco.